Approvato il bilancio. Nella seduta del 17 maggio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2012 e pluriennale dal 2012 al 2014. Il documento pareggia su 16,7 miliardi di euro in termini di competenza e 17,2 in termini di cassa. Nella seduta pomeridiana del 16 maggio il Presidente dell'Assemblea regionale ha comunicato la costituzione di un nuovo gruppo consigliare denominato Progettazione, composto da 5 consiglieri. Delegazioni a Palazzo Lascaris. Il 15 maggio è stata ricevuta una delegazione di sindaci del Cuneese che ha espresso preoccupazione riguardo il previsto taglio della linea ferroviaria che collega Saluzzo a Savigliano. Il 17 maggio, in una pausa dei lavori d'aula, l'ufficio di presidenza ha ricevuto una delegazione dell'associazione Valle Elvo Viva che ha illustrato e presentato una petizione sul passante idrico Elvo in Gagna. Viaggio all'Aia nelle istituzioni europee. 40 ragazzi delle scuole quinte di 37 scuole medie superiori piemontesi dal 14 al 16 maggio hanno partecipato a un viaggio studio all'Aia, alla scoperta delle istituzioni europee e internazionali. Si tratta del premio per un gruppo di vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei, bandito dal Consiglio regionale del Piemonte. Quest'anno le proposte di riflessione vertevano sull'Unione Europea e sui rapporti tra l'Europa e i paesi dell'area sud-mediterranea. I giovani che fecero l'impresa. L'11 maggio a Palazzo Lascaris sono state premiate le 14 scuole superiori del Piemonte vincitrici del concorso I piemontesi che fecero l'impresa, la costruzione dell'unità attraverso lo sguardo generazionale, i giovani, il territorio e l'azione politica. Gli studenti con le loro ricerche hanno ricostruito per le rispettive province le biografie di 15 giovani piemontesi vissuti nell'Ottocento risorgimentale, con ampi rimandi al contesto storico del Piemonte sabaudo di quel periodo. Piemonte, esplorazione e statistica. Un'indagine sul lavoro, demografia, edilizia e sicurezza sanitaria in Piemonte. Questi temi raccontati attraverso dati, grafici e tabelle dal volume Piemonte, esplorazione e statistica, redatto dal settore statistica e studi della regione, presentato l'11 maggio a Palazzo Lascaris. La pubblicazione raccoglie informazioni statistiche, rappresentazioni grafiche e cartografiche derivanti da fonti ufficiali europee, nazionali e regionali, riferite agli anni 2010-2011. We'll be right back.